Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi faremo insieme una panificazione speciale. Io andrò ad utilizzare una farina di grano duro Senatore Cappelli. Il grano Senatore Cappelli è un grano antico. Pensate che fino al 1930-1940 veniva considerato un grano eletto ed era coltivato nel meridione d'Italia. Poi però le sue coltivazioni vennero pian piano sostituite da altri grani molto più produttivi e quindi molto più redditizi. La particolarità della farina che andremo ad utilizzare oggi consiste nel fatto che ha un'alta percentuale di proteine ma una bassa percentuale di glutine, per cui l'impasto va manipolato in un certo modo. Il pane che andremo ad ottenere avrà un sapore vero, veramente un sapore antico. Sarà squisito, sarà profumato, sarà ottimo, anche se sarà poco alveolato. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Per la nostra panificazione andremo ad utilizzare, come abbiamo detto, farina di grano duro semintegrale, un pochino di lievito di birra, sale quanto basta, un cucchiaino di zucchero e acqua. I pesi specifici di tutti gli ingredienti li troverete in info box sotto il video. Noi daremo al nostro pane un'idratazione del 65%. Partiremo con la nostra ricetta facendo l'autolisi. L'autolisi non è altro che andare ad idratare semplicemente con acqua la nostra farina. Quindi andremo ad utilizzare circa il 70% dell'acqua che abbiamo messo all'interno del contenitore e andremo così ad idratare gradualmente la nostra farina. Io sto lavorando così con una spatola di legno, potrete fare questo procedimento anche a mano. Vedremo che gradualmente si formano così dei grumi e la farina inizierà ad idratarsi. Le mettiamo appena appena un altro filo e il resto lo aggiungeremo in un secondo tempo. Vedete, la massa è dura e comincia a compattarsi. Noi a questo punto possiamo tranquillamente fermarci. Se toccherete la vostra massa con le mani vi renderete conto che è già formata, ma è molto compatta, vedete? Non è ancora idratata come dovrebbe. Noi però ora la lasciamo riposare coprendo così il recipiente con pellicola per 30 minuti. Sono passati 30 minuti e ora andiamo a controllare un pochino il nostro impasto. Sentendolo così con le mani ci renderemo conto che la pasta è già molto più elastica perché proprio questo breve periodo di autolisi serve ad attivare gli enzimi della farina e gli enzimi della farina, una volta che si attiveranno, cominceranno a creare glutine. Ora noi andiamo ad aggiungere un pochino di acqua e lo zucchero alla ciotolina del lievito e lo sciogliamo. Così è sufficiente. Ora lo verso. Riprendo in mano il mio cucchiaio di legno. Vedete com'è duro l'impasto? E quindi iniziamo così a scioglierlo e aggiungiamo gradualmente la poca acqua che abbiamo lasciato da parte.
questo punto possiamo aggiungere il sale. E possiamo anche lasciare il cucchiaio di legno e proseguire il nostro impasto a mano. La struttura è cambiata, gli abbiamo dato tutta l'idratazione e adesso noi andiamo a lavorarlo così per 3-4 minuti a mano. Vi renderete conto che l'impasto di minuto in minuto cambierà sotto le vostre mani. Con pochi secondi è già cambiato, vedete? Non dovremo impastarlo a lungo, perché questi grani antichi non necessitano di lunghi impasti, in quanto contengono sì una alta percentuale di proteine, ma hanno una bassa percentuale di glutine, hanno una W sempre molto bassa. Io direi che possiamo fermarci così. Andiamo a coprire il nostro impasto e tra una trentina di minuti gli daremo 2-3 giri di pieghe. Sono passati 30 minuti da quando abbiamo fatto l'impasto. Guardate, l'impasto è sufficientemente appiccicoso, ha cambiato di struttura e vedete, proprio toccandolo così vi renderete conto che questo è un grano con una bassa percentuale di glutine, quindi non ha la stessa elasticità degli altri grani. Ora noi ci ungiamo così le mani, ungiamo la massa facciamo questo lavoro qui e piano piano lo andiamo a piegare. Dobbiamo essere molto delicati, proprio perché altrimenti l'impasto si straccerà sotto le nostre mani. Ora mi riungo la mano così. Formo di nuovo una pallina, chiudo ancora con pellicola e lo lascio ancora 30 minuti. Siamo pronti per l'ultima fase di lavorazione del nostro pane. Guardate come ha raddoppiato di volume e guardate come ancora l'impasto è granelloso, vedete? Sembra quasi sabbiolina. Allora adesso noi non possiamo stressarlo ulteriormente, quindi dobbiamo seguire un pochino le tempistiche di questo grano. Andiamo a rovesciare l'impasto così sul tavolo dove ho messo la stessa farina. Pani con questi impasti sono pani fatti in giornata. Se volessimo allungare i tempi di lievitazione, dovremmo per forza di cose andare a miscelare queste farine con altre farine contenenti più glutine e quindi aventi più forza. Adesso noi facciamo delle pieghe così, è molto semplice, e le ripetiamo per 3-4 volte, aiutandoci sempre con la farina.
Le pieghe aiuteranno proprio a strutturare di più l'impasto. E ora possiamo iniziare così a girare il pane, come si fa di solito, da un verso e dall'altro. Poi cominciamo la pirlatura. A questo punto io non lo stresso più il mio pane. Ho preparato una pentola, questa è una pentola tutta d'alluminio, quindi potrò tranquillamente cuocere il mio pane all'interno del forno, all'interno della pentola, e questo perché se mettessi il pane semplicemente su una teglia, lievitando di nuovo, andrebbe ad allargarsi. Io voglio cercare di ottenere un pane un pochino gonfio, nonostante la tipologia di grano che stiamo utilizzando. Quindi lo lascio lievitare per un'ora all'interno di questa pentola, dopodiché preriscalderemo il forno e inforneremo. Questo è il risultato del nostro pane dopo un'ora. Adesso con una forbice vado semplicemente a praticare così. Ecco, e sono pronta per il forno. Ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 240 gradi. Infornerò il pane a 240 gradi per i primi 15 minuti coperto da un coperchio. Dopodiché, dopo 15 minuti, abbasserò la temperatura a 220 gradi, toglierò il coperchio e porterò il pane a cottura. Ecco il nostro pane appena sfornato. Ora dobbiamo toglierlo dalla pentola, quindi mi aiuto con un tovagliolo. In questo modo la carta da forno rimane, avete visto, sotto la pentola, lo mettiamo così su una griglia e lo lasciamo raffreddare. Tanto però vi faccio sentire la crosta. Sentite? Ora possiamo vedere l'interno di questo pane, però guardate che bello in tutta la sua rusticità, dorato anche sulla base, nonostante l'abbiamo cotto all'interno di un tegame. Ora lo tagliamo. Rivediamo il suo interno. Eccolo qui, come vi avevo detto, è poco alveolato, vedete? Però è molto ben cotto. Ha una cottura perfetta e il sapore è squisito. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questo pane speciale sia stato di vostro gradimento e se così sarà, attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.